Problema 91 del libro Romeni. Automobile in curva, raggio di curvatura 40 metri, coefficiente d'attrito 0,60, qual è la massima velocità senza che l'automobile slitti? Questa è la macchina con velocità V da determinare. Se non ci fosse l'attrito, la macchina andrebbe lungo la tangente, di modo rettilineo uniforme. L'attrito invece fa la forza centripeta, una forza che tira verso il centro della curva e quindi fa curvare la macchina. La forza centripeta, cioè la forza d'attrito in questo caso, produce l'accelerazione centripeta nella stessa direzione verso, cioè verso il centro della curva. Le altre due forze che agiscono sulla macchina sono il suo peso e la forza vincolare della strada che si annullano, quindi l'unica forza che rimane è questa forza centripeta, cioè la forza d'attrito, che si calcola coefficiente d'attrito per la forza normale. La forza normale che schiaccia la macchina contro la strada è il peso della macchina. Questa è quindi l'unica forza che rimane sulla macchina e quindi è la forza totale. Come al solito partiamo allora dalla legge di Newton, forza totale uguale massa per accelerazione. Massa della macchina e l'accelerazione è l'accelerazione centripeta. Al posto della forza totale scriviamo l'espressione della forza d'attrito e al posto dell'accelerazione centripeta scriviamo V alla seconda fratto R. Quindi la nostra incognita, la velocità della macchina, è nascosta dentro l'accelerazione centripeta. Vediamo inoltre che la massa della macchina non ha nessuna importanza, infatti nel testo non era neanche data la massa della macchina perché qualunque sia la sua massa il risultato sarebbe identico, cioè la velocità massima sarebbe sempre 15,3 metri al secondo, velocità massima senza che la macchina slitti. Quindi semplifichiamo la massa e ricaviamo con la formula inversa questa velocità incognita. Radice quadrata di coefficiente d'attrito, raggio di curvatura g. Andiamo a sostituire i numeri e otteniamo appunto questi 15,3 metri al secondo. Poi togliamo questa prima cifra decimale in modo da lasciare due sole cifre significative perché i dati del problema avevano due sole cifre. Qui c'è lo stesso svolgimento, con l'unica differenza che ho calcolato esplicitamente prima l'accelerazione centripeta ottenendo questo valore qua e poi invertendo la formula dell'accelerazione centripeta ho calcolato la velocità della macchina ottenendo lo stesso valore di prima, 15,3 metri al secondo. Vediamo più in dettaglio, sono partito sempre dalla seconda legge di Newton e con la formula inversa ho trovato l'accelerazione centripeta, forza totale diviso m, la forza totale è la forza centripeta, cioè è la forza d'attrito, m si semplifica come accadeva prima, e sostituendo i valori ho trovato questa accelerazione centripeta, poi invertendo la formula dell'accelerazione centripeta ho trovato la velocità della macchina, ottenendo questo risultato. Vediamo che succede adesso se la velocità della macchina è maggiore del valore massimo consentito, succederà che la macchina slitta. Anzi, no, è minore, quindi succederà che la macchina non slitta. Infatti, con una velocità minore di 15,3 metri al secondo, per esempio una velocità di 10 metri al secondo, l'accelerazione centripeta che subisce la macchina è minore. Per esempio, ecco, in questo caso è soltanto 2,5 metri al secondo quadrato minore di prima. Prima era 5,9 metri al secondo quadrato. Allora, essendo più piccola questa accelerazione centripeta, per produrla sulla macchina sarà necessaria una forza minore per produrre quell'accelerazione centripeta, quindi una forza d'attrito più bassa. Quindi se l'attrito prima era in grado di esercitare una forza più intensa per tenere la macchina in curva a questa velocità, quando la macchina va più piano, questa forza d'attrito abbiamo appena visto che si riduce perché è minore l'accelerazione centripeta richiesta e quindi l'attrito più facilmente riuscirà a mantenere la macchina in curva. Invece, se noi prendiamo una velocità maggiore di questa, tipo 20 metri al secondo, sarà richiesta una accelerazione maggiore di 5,9 metri al secondo quadrato. E questo vuol dire che per produrre questa accelerazione centripeta grande sarà necessaria una grande forza centripeta, quindi una grande forza d'attrito, che però l'attrito non è in grado di generare e per questo motivo la macchina slitterà e andrà per la tangente.